Manca sempre meno la cerimonia degli Oscar 2021, fissata per la notte del 25 aprile. Un'occasione perfetta per ripensare alle edizioni precedenti, riportando alla luce alcuni dei film che secondo noi hanno vinto l'Oscar immeritatamente. Sì, perché non sempre i membri dell'Academy hanno dimostrato di saper votare il film più importante dell'anno o quello di fattura davvero superiore, preferendo pellicole più rassicuranti o canoniche. E così, in un modo un po' giocoso e un po' provocatorio, riscopriremo alcune delle vittorie più sorprendenti a scapito di altri film più memorabili, ricordando che alla fine dei conti la vittoria è sempre quella del cinema. Ma prima di proseguire, noi vi invitiamo come sempre a iscrivervi al nostro canale e ad attivare la campanella delle notifiche, per non perdervi nessun video targato Movie Player. Non potevamo che iniziare dalla cerimonia degli Oscar 1981, dove vinse Gente Comune, opera prima di Robert Redford in cabina di regia. Il film riuscì a portarsi a casa 4 premi Oscar su 6 nomination, tra cui miglior film e miglior regia. Nulla di scandaloso, se non che nelle cinquine di queste due categorie erano presenti anche The Elephant Man, l'opera di David Lynch che di nomination ne aveva ben 8, e non vinse alcuna statuetta e soprattutto un certo Toro Scatenato. Il bellissimo film di Martin Scorsese si dovette accontentare di 2 premi, quello per il miglior attore a Robert De Niro e quello per il miglior montaggio a Thelma Schoonmaker. A distanza di anni non abbiamo dubbi che i film di Lynch e Scorsese siano rimasti nella memoria collettiva, al contrario del film vincitore. Quando pensiamo al classico film da Oscar, abbiamo ben in mente le caratteristiche che questo deve avere. Un film drammatico, impegnato, magari biografico, di stampo classico. Le 8 statuette vinte da Gandhi, il film biografico di Richard Attenborough, rispecchiano totalmente l'idea di un film creato per far man bassa di premi, a scapito di un film davvero immortale e indimenticabile come E.T., l'extraterrestre, forse il più rappresentativo della poetica di Steven Spielberg. La storia del bambino Elliot e della sua conoscenza con un alieno si dovette accontentare di 4 premi considerati minori, come la miglior colonna sonora di John Williams, gli effetti speciali e i 2 relativi al sonoro. Piccola curiosità, 10 anni più tardi Spielberg si prese la sua rivincita personale facendo recitare sia Ben Kingsley, il protagonista di Gandhi in Schindler's List, che Richard Attenborough in Jurassic Park, nei 2 film che sbancarono gli Oscar 1994. Non ce ne voglia Oliver Stone, che riuscì a vincere con la doppietta film e regia agli Oscar 1987, grazie al suo Platoon. Ma crediamo che al confronto con gli altri titoli presenti in cinquina, il film sulla guerra del Vietnam risulti il meno indimenticabile. Platoon riuscì ad avere la meglio contro il vincitore della Palma d'Oro Mission di Roland Joffé, che non vinse nemmeno la miglior colonna sonora composta da Ennio Morricone. Contro il film in costume e camera con vista di James Ivory, è uno dei migliori film di Woody Allen, Anna e le sue sorelle. Non a caso i premi maggiori vennero distribuiti poi tra i vari film, lasciando all'opera di Oliver Stone solo montaggio e sonoro. Non era un'annata fortissima, quella degli Oscar 1990, ma poteva contare sulla presenza di alcuni dei film ancora oggi molto amati, come Nato il 4 luglio e soprattutto L'attimo fuggente di Peter Weir. Il film con protagonista Robin Williams nel ruolo di un atipico insegnante di letteratura è ancora oggi un film amatissimo e che ha tutte le caratteristiche di un grande classico del cinema, ma a spuntarla fu A spasso con Daisy, opera contro il razzismo con Morgan Freeman nei panni di un autista alle prese con la scorbutica Daisy. Il film di Bruce Beresford non è riuscito a rimanere ancorato nella mente degli spettatori e in tempi recenti, complice la vittoria di Green Book, è ritornato a essere citato in senso dispregiativo da Spike Lee. Inoltre, l'esito di un sondaggio compiuto da The Hollywood Reporter nel 2015 ha riportato che, potendo rivotare, i membri dell'Academy avrebbero preferito la vittoria del Mio piede sinistro. Non ha bisogno di presentazioni Shakespeare in Love, che fin dall'edizione degli Oscar 1999 è citato come perfetto esempio di film che non doveva vincere la statuetta più importante e che invece ha dominato la serata. Ben 7 Oscar su 13 nomination per il film prodotto da Harvey Weinstein, che trionfa contro dei veri e propri capolavori della settima arte. Parliamo soltanto di Salvate il soldato Ryan di Steven Spielberg, che si dovrà accontentare della seconda vittoria alla regia, della Vita è bella di Roberto Benigni, che però a suo modo passerà la storia lo stesso, ma soprattutto della Sottile linea rossa. Il capolavoro di Terrence Malick al suo terzo film dopo 25 anni, decisamente poco canonico rispetto ai gusti dell'Academy, tornerà a casa a mani vuote nonostante 7 nomination. Una sorte simile toccò qualche anno più tardi quando agli Oscar 2006 il grande favorito venne sconfitto da un film che presto scivolò nel dimenticatoio.
Stiamo parlando dei Segreti di Brokeback Mountain di Ang Lee, già vincitore del Festival di Venezia e dei Golden Globe, che vide mancare la statuetta per il miglior film a favore di Crash di Paul Haggis, ennesimo film che metteva in luce le intolleranze razziali. Al di là della qualità del film, Crash non riuscì a entrare nell'immaginario collettivo, come invece ha fatto l'opera con protagonisti Heath Ledger e Jake Gyllenhaal, oggetto anche di parodie che ne consacravano l'importanza e il successo. E forse, più di ogni altra cosa, la mancata vittoria del film di Ang Lee dimostrava i problemi di un'Academy ancora vetusta e poco incline al cambiamento. Diciamolo subito, il discorso del re di Tom Hooper è tutto fuorché un brutto film. Ma nella cinquina degli Oscar 2011 era presente un film molto più importante, coraggioso e rappresentativo del decennio in corso. Stiamo parlando di The Social Network, il film di David Fincher scritto da Aaron Sorkin che si dovette accontentare dei premi alla sceneggiatura, alla colonna sonora e al montaggio. La contemporaneità fu messa ancora una volta in ombra dalla classicità di un film a cavallo tra il costume, la biografia e la storia, senza rendersi conto che il film di Fincher riusciva a mettere in scena gli stessi argomenti in un grande romanzo americano che stiamo vivendo ancora oggi. Fu una fiamma che bruciò in fretta, quella di The Artist, primo film muto e in bianco e nero a vincere gli Oscar dopo Ali, nella prima cerimonia del 1927. Il film di Michael Hazanavicius vinse ben 5 statuette agli Oscar del 2012, per poi scomparire dall'immaginario collettivo. Un film che celebrava la vecchia Hollywood e che sulla carta poteva essere un film immortale e che ebbe la meglio contro Hugo Cabret, un altro film stavolta diretto da Martin Scorsese che celebrava la nascita di un cinema magico come quello di Georges Méliès, aiutandosi con la tecnologia del 3D. Ma il 2012 fu anche l'anno dell'ennesimo capolavoro di Terrence Malick, trionfatore a Cannes con lo splendido ed evocativo The Tree of Life, senza dimenticare anche un certo Midnight in Paris, ultima grande zampata di un veterano come Woody Allen. Forse The Artist era la scelta che metteva d'accordo tutti, ma anche la meno coraggiosa. E se parliamo di mancanza di coraggio o di capacità di onorare con il premio maggiore i film che più spingono a un'idea di cinema nuova e fresca, allora gli Oscar 2016 non possono mancare nella lista. Perché se il caso Spotlight ha il sapore di un film di altri tempi, di un film di denuncia anni 70, è anche un film sicuramente minore rispetto ai due pesi massimi che si divisero i premi più importanti in quella serata, lasciando solo un altro premio al film di Tom McCarthy. Stiamo parlando di Revenant, Re di Vivo, che portò in rito al secondo Oscar alla regia, e soprattutto dell'incredibile Mad Max Fury Road di George Miller, vero e proprio vincitore morale della serata con 6 premi Oscar. Ma prima di svelare il nostro decimo e ultimo Oscar immeritato al miglior film, solo un paio di menzioni extra. Eravamo tentati di inserire anche Il paziente inglese, film poco amato da molte persone e decisamente sopravvalutato visti i suoi 9 Oscar vinti, soprattutto se consideriamo che quell'anno era in lizza anche un certo Fargo dei fratelli Coen. E come dimenticare anche l'edizione 2014, in cui il forse troppo ricattatorio 12 anni schiavo ebbe la meglio su un capolavoro assoluto come The Wolf of Wall Street, in cui Martin Scorsese e Leonardo DiCaprio salirono davvero sugli scudi. E concludiamo con un titolo forse scontato, ma che ci ha anche regalato un vero e proprio sussulto alla fine della memorabile cerimonia degli Oscar 2017, giorno in cui il concetto di epic fail fu ridefinito. Stiamo parlando di Moonlight di Barry Jenkins, che diede alla vita uno dei momenti più indimenticabili della storia degli Academy Awards, quando sul palco, per un errore di consegna della busta, venne proclamato per pochi minuti come vincitore La La Land di Damien Chazelle. E siamo sinceri, per quanto il film di Jenkins sia comunque ottimo, il musical con Ryan Gosling ed Emma Stone fa parte di quei film indimenticabili e memorabili che verranno ricordati negli anni. Uno di quei film capaci di entrare nel cuore dello spettatore e di travolgerlo mantenendo intatta quella magia che solo il cinema è capace di mettere in scena. Ma per noi La La Land rimarrà sempre il vincitore spirituale e forse non aveva bisogno di una consacrazione nell'Albo d'Oro per essere davvero riconosciuto. E voi cosa ne pensate? Siete d'accordo con noi nel ritenere questi film poco adatti a vincere l'Oscar al miglior film? E credete che abbiamo dimenticato qualche altra vittoria immeritata? Fateci sapere la vostra nei commenti.